Buongiorno a tutti, ho i capelli da pazza praticamente stamattina e va bene così perché sto andando dal parrucchiere. Oggi vi porto con me, farò un piccolo vlog cambio look dove appunto vedremo un pochettino con il mio parrucchiere che cosa fare di questi capelli. Durante la quarantena ho fatto la tintura da sola, sbagliandola tra l'altro perché sono usciti un po' su un castano dorato che non avrei voluto in realtà, però non è malissimo. Però come vedete sono capelli molto rovinati e devo assolutamente fare qualcosa, qualche maschera ristrutturante, adesso mi farò dire dal mio parrucchiere, e poi cambierò look però soltanto nel taglio, non nel colore. Quindi andremo a vedere un pochettino che cosa farò stamattina. Non so ancora se fare o no la frangetta, sarà una sorpresa. Io sono un po' più tendente a non farla, soltanto perché sta arrivando l'estate e magari d'estate non è il massimo la frangetta perché si arriccia, una tragedia tenerla per bene con il caldo che si arriccia sulla fronte, non lo so pensare. Però vedremo un pochettino cosa mi dirà il mio parrucchiere, cos'è che mi sta meglio. Vediamo un po', vi porto con me in questo cambio look. Amo, tu che dici, frangetta sì o frangetta no? Frangetta boh. Grazie, utilissimo come sempre. Ed ecco qui il dopo, il risultato. Ho fatto una maschera ricostruttiva, guardate, c'è i capelli come sono morbidi rispetto a prima, che praticamente avevo la stoffa nei capelli. Il colore non l'ho fatto come vi dicevo e li ho tagliati molto corti dietro e un po' più lunghi avanti. È rimasto il ciuffo, non ho fatto la frangia, anche se è un ciuffo frangia per ora perché deve crescere. Niente, questo è il risultato. Amo, ti piace? Saranno sicuramente difficilissimi da mantenere, visto che io non so tenere i capelli, cioè dovrei andare tutti i giorni dal parrucchiere per tenere questa piega, ma ce la metterò tutta per tenerli al meglio.